Ucraina russa, il commento di una cittadina russa residente nel Vallo di Diano. Polla, l'impianto ex Ergon tra i progetti da candidare per il PNRR, il comune contrario all'ipotesi. Caro carburante, rischio per consumatori e produttori, la protesta di Coldiretti. Sant'Arsenio, al via i corsi gluten free per gli studenti dell'Ipseoa, formazione completa per rispondere a tutte le esigenze. Polla, l'amministrazione comunale concede la gestione di spazi verdi a cittadini volenterosi. Eccoci, bentrovati al nostro telegiornale. In apertura parliamo della crisi ucraina. Nata a Donetsk, una delle repubbliche separatiste del Donbass, insieme a Lugansk, riconosciute dal presidente Putin, Tatiana, cittadina russa da anni residente nel Vallo di Diano, parla di quanto sta accadendo in queste ore al confine tra l'Ucraina e la Russia. Parla di popoli oppressi per 8 anni dall'Ucraina, di un risveglio del Donetsk. Le sanzioni contro la Russia saranno fortissime, dice, ma l'importante è che la gente adesso vivrà. Ascoltiamola. Sono nata in provincia di Donetsk. Tanto era ancora Unione Sovietica, perciò si poteva viaggiare tranquillamente, si lavorava dove davano lavoro. Mia madre era russa, padre era nato vicino a Donetsk, sempre in zona provincia, si chiamava Kramatorsk. Fino a ieri questa zona era ancora di Ucraina, però da oggi non lo so se... stanotte comunque che è successo? Hanno iniziato di armate russe, hanno iniziato ad attaccare tutte le basi militari di Ucraina. Come Donetsk è stato 8 anni sempre sotto attacchi di armati di Ucraina, tutti i giorni buttavano le bombe, uccidevano qualcuno, e ultimi giorni è iniziata veramente un'operazione fortissima, sparavano tanto tutti i giorni, da una settimana mi sa come... sono state uccise anche parecchie persone, non lo so. Comunque volevo dire questa cosa, è importante, che l'armata russa ha iniziato a sparare sulle basi militari, non sulle case, come sono state sempre fatto da militari ucraini, perché fino a ieri sono state sparate le scuole, case, e sono state sparate sempre dove c'è motore di acqua e di gas, stazione di gas, stazione di acqua, stazione di luce, cioè corrente, non so come base. Queste cose qua sono state tolte adesso perché hanno sparato, hanno fatto... è stato sterminato, ma devono, quando finisce tutto, devono aggiustare tutte queste cose. E uccidevano un sacco di persone veramente tutti i giorni. E stanotte verso le 5, non lo so preciso più o meno, ho iniziata operazione russa. E anche Putin ha detto che lui inizia giustamente per salvare persone dal stato nazismo. Cioè, perché veramente, guarda, è stato 8 anni di come volevano fare democrazia e tutto il resto, ma non c'è stato mai niente di buono. Cioè, parlare solo 8 anni, però non è finito mai attacchi, non finivano mai attacchi, uccisioni di persone, non è stato questo. Cambio nell'elenco dei progetti che l'EDA ha inteso candidare per l'ottenimento dei fondi del PNRR come da decreto del Ministero per la Transizione Ecologica. Escluso il progetto del Centro Servizi di Nocera Inferiore, l'EDA punta sull'impianto ex Ergon nella zona industriale di Polla, ipotesi a cui è pronta ad opporsi l'amministrazione comunale pollese. I dettagli nel servizio.
Non sarà realizzato il centro servizi previsto a Nocera Inferiore e l'EDA Salerno ha deciso di spostare l'attenzione sull'impianto ubicato nella zona industriale di Polla per candidare il progetto agli interventi previsti dal Ministero della Transizione Ecologica che saranno finanziati con fondi del PNRR, ipotesi a cui l'amministrazione comunale di Polla manifesta ferma contrarietà. Nella delibera pubblicata sul sito dell'EDA si registrano modifiche rispetto a quanto inizialmente previsto in merito alle idee progettuali da candidare a finanziamento con fondi del PNRR. Non è previsto il centro servizi di Nocera Inferiore, ma si punta sull'impianto di Polla, progetto già in cantiere e annunciato diversi mesi fa. Polla però non ospiterà un centro servizi, sede di uffici e parco mezzi, ma sarà riqualificato e recuperato come impianto combinato di digestione anaerobica e compostaggio della frazione organica proveniente dai rifiuti solidi urbani, per un importo complessivo pari a circa 16 milioni e 760 mila euro. Secondo quanto riportato nella delibera, il centro servizi inizialmente ipotizzato per la candidatura è stato poi ritirato in quanto il comune di Nocera Inferiore vorrebbe direttamente candidare il progetto a finanziamento e pertanto, in caso di riconoscimento dei fondi, occuparsi della realizzazione del centro servizi in piena linea con quanto previsto dal subambito di appartenenza. A ciò si aggiunge un'altra motivazione legata invece all'impianto candidato per Nocera Superiore, che prevederebbe la realizzazione di un centro servizi annesso all'impianto come da progetto. Ciò quindi ha portato alla scelta di EDA di prevedere la candidatura del progetto per la riconversione dell'impianto dell'ex Ergon, ubicato in località Sant'Antuono a Polla. Già nella primavera dello scorso anno l'EDA aveva reso noto l'intenzione di voler realizzare un progetto per il recupero del sito abbandonato da anni, ipotesi non gradita dall'amministrazione comunale pollese che aveva manifestato una netta contrarietà a tale idea tuttora valida. Il sindaco Massimo Loviso quindi resta fermo sulla posizione, pronto ad opporsi al recupero e alla riattivazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti. L'aumento del costo del carburante rischia di penalizzare fortemente il settore dell'autotrasporto. Il danno è doppio sia per i consumatori che i produttori. Il governo deve intervenire, a ribadirlo questa mattina Enzo Tropiano, direttore di Coldiretti Salerno. Il governo deve intervenire con provvedimenti urgenti e decisivi per contenere i prezzi al consumo. L'aumento del costo del carburante rischia di penalizzare fortemente il settore dell'autotrasporto. Il danno è doppio sia per i consumatori che per i produttori. A ribadirlo questa mattina Enzo Tropiano, il direttore di Coldiretti Salerno, prendendo parte in prefettura a Salerno alla firma dei due protocolli per la gestione dell'accoglienza nel sistema dei centri di accoglienza straordinaria dei migranti e il contrasto al fenomeno del caporalato, commentando le contestazioni di ieri attuate dagli autotrasportatori fermi agli ingressi e sulle autostrade con tir, furgoni e perfino trattori. Con l'85% delle merci che viaggia su strada, lo sciopero dei tir attuato ieri con i blocchi stradali per protestare contro il caro carburante rischia di generare danni incalcolabili. E l'allarme lanciato da Coldiretti in riferimento alla protesta che ha fatto registrare nel pomeriggio di ieri lungo i tratti autostradali della Campania i blocchi mobili dei camionisti, presidi sulla 1 nei pressi delle barriere di Napoli e sulla 30 Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino. Dai prodotti deperibili come frutta, verdura, funghi e fiori fermi nei magazzini che marciscono, al rischio concreto di scaffali vuoti anche per la mancanza di forniture all'industria alimentare costretta a fermare gli impianti di lavorazione. Preoccupa anche l'impatto sulle esportazioni. Un momento particolarmente difficile che si aggrava anche di più con questa vertenza per il trasporto su gomma. Noi abbiamo quotidianamente segnalazioni da parte di aziende di merci che rimangono a terra perché non c'è la possibilità di consegnare i prodotti ortofrutticoli freschi, ma anche la nostra mozzarella di bufala sugli scaffali della grande distribuzione. C'è un problema serio per quanto riguarda l'aumento dei costi di produzione del settore agricolo che è generalizzato. È un momento particolarmente difficile sul quale richiediamo anche che il governo prenda delle decisioni importanti come degli sgravi, almeno per quanto riguarda le accise sui carburanti, e una calmierare anche i prezzi al consumo, perché il danno è doppio sia per i consumatori che vedono aumentare i prezzi sugli scaffali, ma sia per i produttori che vedono ridursi fortissimamente il margine e quindi il guadagno.
Parliamo ora di scuola. I ragazzi dell'Ipseoa di Sant'Arsenio, pronti a rispondere a tutte le esigenze, sono partiti nuovi corsi formativi per i ragazzi del corso di enogastronomia che, grazie al progetto Gluten Free, saranno pronti ad offrire sempre squisite specialità culinarie adatte ad ogni esigenza del cliente. Preparare gli studenti a rispondere ad ogni tipo di esigenza presentata dai clienti è una delle prerogative dell'Ipseoa di Sant'Arsenio, che oltre alla normale attività didattica prevista nel corso di studio dell'indirizzo scelto, amplia la formazione attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, al fine di garantire ai giovani studenti una formazione di altissimo livello e pienamente rispondente alle necessità che il mondo lavorativo richiede. È su queste basi e con questi obiettivi che si fonde il nuovo corso partito da pochi giorni per gli studenti delle classi terza A e terza B dell'Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e di Ospitalità Alberghiera, guidato dalla dirigente scolastica Rosaria Murano. Si tratta di un corso di formazione dedicato alla cucina gluten free, ossia la cucina senza glutine, utilizzando come base per le ricette prodotti a bassissimo contenuto di glutine e pertanto adatti a chi è affetto da celiachia oppure risulta intollerante al glutine, senza però alternarne gusto e qualità. Nell'ambito dei PCTO, spiega la dirigente scolastica Rosaria Murano, il nostro istituto ha stipulato un protocollo con l'Associazione Italiana Celiachia allo scopo di dare attuazione ad una campagna non solo di informazione ma anche di formazione, onde poter offrire il giusto servizio a tutti coloro che sono intolleranti al glutine, considerato che la celiachia costituisce il disordine alimentare più diffuso nel mondo occidentale. Il progetto per ora ha coinvolto le classi terza A e terza B dell'Ipseoa, continua, ma contiamo dal prossimo anno di estenderlo ad un numero cospicuo di alunni, considerata sia la rilevanza del problema che il successo ottenuto in questa prima fase del percorso. Grazie alla collaborazione tra Istituto Sacco e AIC, quindi, i ragazzi dell'Ipseoa, coordinati dal professor Giovanni Granieri, sono alle prese con laboratori culinari per la realizzazione di specialità gastronomiche tipiche della cucina italiana gluten free, partendo dalla pizza senza glutine. Una specialità amata da tutti, ma di cui deve privarsi chi ha problemi di intolleranza al glutine. Con le giuste competenze, però, gli ostacoli possono essere rimossi. È un progetto di cui vado fiera, sottolinea la preside Murano, perché è finalizzato ad implementare le conoscenze e le competenze dei nostri studenti in un settore in continua evoluzione molto specialistico e questo è fondamentale viste le richieste sempre più specifiche e settoriali provenienti dal mondo del lavoro. Sono certa, dichiara in conclusione, che la collaborazione con l'AIC non si limiterà ad un momento occasionale di cooperazione, ma sarà costante e continuativa, producendo risultati che costituiscono un arricchimento personale e professionale per i nostri ragazzi. Andiamo ora a Polla, dove si può adottare un'area verde e prendersene cura. Di recente il comune ne ha affidate 3 ad altrettanti cittadini che ne avevano fatto richiesta. Tra le amministrazioni comunali che danno la possibilità di adottare un'aiuola pubblica nel Vallodidiano c'è Polla. Di recente il comune ha affidato la cura dell'aiuola pubblica in via Giardini a corredo del monumento ai caduti in guerra, quella in via dello Spinoso Fioritola e l'area pubblica interna allo stadio comunale Antonio Medici. L'amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, da tempo con apposito regolamento ha normato l'adozione di aree e spazi verdi da parte di cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche e religiose, ma anche banche, imprese, professionisti, commercianti e artigiani, per renderli protagonisti e responsabili di un paese più decoroso. I luoghi che a Polla possono essere adottati sono le aree attrezzate, i bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico, le aree di pertinenza dei plessi scolastici, le aree del centro storico, le aiuole fiorite. Gli spazi disponibili per l'adozione vengono periodicamente individuati con deliberazione di giunta comunale. Chi le adotta assicura la manutenzione ordinaria o anche la riconversione con una nuova progettazione dell'area nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ufficio tecnico comunale. Il progetto, con il coinvolgimento diretto dei residenti, è un modo per prendersi cura di un pezzetto di paese, ma è anche un'idea innovativa per rendere più decoroso il luogo in cui si vive. Ci fermiamo per un po' di pubblicità.
Rieccoci tornati in studio. Presunto patto corruttivo per aggiudicarsi appalti pubblici a Capaccio Pestum e sfiduciare l'allora sindaco Franco Palumbo. I magistrati della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno negato definitivamente le misure cautelari a carico degli 8 indagati. Presunto patto corruttivo per aggiudicarsi appalti pubblici milionari a Capaccio Pestum e sfiduciare l'allora sindaco Franco Palumbo. La Cassazione nega definitivamente le misure cautelari a carico degli 8 indagati. I magistrati della sesta sezione penale, infatti, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Procura di Salerno contro le decisioni assunte dal riesame, i cui giudici il 23 dicembre scorso avevano respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari a carico dell'imprenditore di Rocca d'Aspide Roberto D'Angelo, dell'ex presidente del Consiglio Comunale Capaccese Nino Pagano, degli allora consiglieri dissidenti Pasquale Accarino, Francesco Petraglia, Fernando Maria Mucciolo, Nellina Montechiaro e Angelo Merola e dell'ex capo dell'ufficio tecnico Carmine Greco. Nello specifico, i PM Russo e Saccone, titolare dell'inchiesta, avevano impugnato nel merito sia la revoca dei domiciliari ottenuta da D'Angelo, ritenuto l'ispiratore del presunto patto corruttivo, che il rigetto in appello avverso la decisione del GIP di non applicare la misura del carcere a carico dello stesso D'Angelo, i domiciliari per Accarino e Pagano e il divieto di dimora per Petraglia, Mucciolo, Montechiaro, Merola e Greco. Sulla scorta dunque di quanto stabilito dagli Ermellini, la Procura dovrà ora decidere o meno di esercitare l'azione penale, ovvero di chiedere al GUP il rinvio a giudizio o l'archiviazione delle accuse a carico dei coinvolti. Vista l'insistenza con la quale sono state richieste le misure cautelari, appare presumibile che i PM chiederanno comunque il processo, ma ai legali difensori degli indagati è concesso produrre nuovi e ulteriori elementi per convincere i PM a chiedere subito di archiviare l'indagine. Per la formazione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la Regione Campania ha messo in campo 2 milioni di euro e un voucher di 3.500 euro. Vediamo. Ammontano a 2 milioni di euro le risorse che la Regione Campania mette in campo a favore della formazione e dell'occupazione delle persone disabili, un impegno rivolto all'istruzione e alla realizzazione professionale e lavorativa. La Giunta regionale ha dato l'ok all'attivazione di percorsi formativi personalizzati e di inserimento lavorativo rivolti ai disabili attraverso il finanziamento di un voucher di importo massimo pari a 3.500 euro quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per uno dei percorsi formativi tra quelli offerti. Le difficoltà connesse all'emergenza da Covid, spiega l'assessore alla formazione Armida Filippelli, hanno negli ultimi 2 anni inciso con particolare forza sulla pregressa condizione di precarietà delle persone fragili, aggiungendo ulteriori ostacoli e impedimenti alla loro vita di relazione sociale e al loro inserimento lavorativo. L'isolamento sociale che ha condizionato la quotidianità della popolazione, modificandone abitudini e stili di vita, ha evidentemente contribuito a rendere più complessi e difficili i percorsi di inclusione sociale delle persone con disabilità. Non lasciare indietro nessuno, conclude, è nei programmi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è negli obiettivi delle Nazioni Unite, è nel nostro impegno istituzionale quotidiano per costruire insieme una regione sempre più inclusiva e solidale. Il Carnevale di Agropoli, anche se con qualche limitazione, sarà comunque festeggiato. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale che insieme all'associazione Il Carro ha previsto una serie di attività allegoriche per garantire il divertimento della comunità nel giorno di Martedì Grasso. Il Carnevale ad Agropoli si farà, certo mancherà il fascino dei carri allegorici per il quale la località balneare cilentana negli anni si è distinta, ma ciò non fermerà la voglia di ritorno ad una normalità che possa racchiudere anche tanta allegria. Lo ha deciso l'amministrazione comunale agropolese che per il 1° marzo, martedì grasso, ha previsto una serie di iniziative allegoriche di divertimento finalizzate non solo a festeggiare il Carnevale, ma anche per far riassaporare quel sentimento di normalità tanto atteso dopo ormai 2 anni di blocco della socialità dovuta al diffondersi dell'emergenza pandemica.
Lo scorso anno il carnevale agropolese si è dovuto fermare viste le restrizioni imposte per l'elevato numero di contagi. Ora però, visto l'allentamento delle restrizioni e complici anche gli annunci del governo che punta a riaprire l'Italia, assicurando che lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 marzo, l'amministrazione comunale di Agropoli ha deciso, in accordo con l'associazione Il Carro, di regalare alla città un giorno di feste e di divertimento in occasione del Carnevale 2022. Mancheranno i suggestivi carri allegorici, una dolorosa assenza dovuta all'impossibilità per l'associazione di allestire le loro opere. Ciò però non impedirà il divertimento e l'allegria e martedì 1 marzo il centro di Agropoli si trasformerà in un vero e proprio villaggio. In piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Filippo Patella e nelle vie adiacenti saranno installati giochi gonfiabili alti fino a 6 metri, oltre ad attività di intrattenimento per i più piccoli come musica, animatori, artisti di strada, burattini, DJ, majorette e personaggi di Jurassic Park. Dopo un anno di stop forzato dovuto alla pandemia, dichiara il sindaco Coppola, abbiamo deciso di organizzare un evento che faccia rivivere l'atmosfera della festa. Ci siamo incontrati più volte con i carristi, spiega in riferimento ai carri allegorici, ma la situazione di incertezza non ha permesso di avviare la costruzione delle opere in cartapesta. Tuttavia, conclude Coppola, stiamo già lavorando alla 50ª edizione. È tutto e siamo giunti al termine del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete.